generici e poi lascia la parola a Fernando e Vincenzo, lo dicevo. Secondo me. Allora, intanto devo dire che è un grandissimo piacere vedere Marta di persona, dopo che tutto il processo di costruzione di questo lavoro si è svolto solo in videoconferenza, e è un tema come quello che Marta ha affrontato, cioè di capire in che modo il progetto può essere per una volta non il fine, ma lo strumento con cui risolvere una delle questioni che tutti i designer e i progettisti affrontano, che è l'incertezza rispetto a cosa abbiamo da dire. E lei l'ha affrontato con tutta la sincerità e la pienezza con cui un dubbio di questo tipo va affrontato, senza sapere quali sarebbero state le risposte e senza cercare delle scorciatoie informali, che invece spesso sono la salvezza del grafico, diciamo sinceramente. Quello che mi ha fatto invece è accettare di percorrere strade mai percorse, e a mio avviso il decidere di darsi il tempo del fare, cioè sostituire la riflessione, la ricerca, le scorciatoie di mestiere, invece con una pratica che è stata più vicino alla ritualità, all'intimità del gesto, e capire da lì cosa poteva venire fuori, e accettare che poi fosse proprio quel gesto lì a determinare l'esito finale del lavoro, a mio avviso fare questo lavoro un'opera realmente molto preziosa, ed è uno dei lavori più autentici che io abbia avuto tra le mani. Quindi, prego. Grazie. Buon pomeriggio, Commissione. Oggi vi presento il mio progetto di tesi che si intitola 31 Vases, All the Mud That's in Between, cioè 31 vasi e tutto il fango che sta nel mezzo. Il tema della mia ricerca è infatti l'incertezza, che ho scelto di chiamare in un certo modo tutto il fango che sta nel mezzo, perché per me è così che l'incertezza si manifesta, come una sorta di sostanza fangosa, vischiosa, che si frappone tra momenti alti e momenti bassi, tra inizio e fine, tra ozio e produttività, tra ansia e trepidazione per il futuro. In questi mesi, che ho trascorso principalmente all'interno delle mura domestiche, l'incertezza mi ha colpita fortissimo, facendomi sentire bloccata, rallentata e non lucida. Ho pensato che fosse quindi necessario dedicarci del tempo, provando almeno a capirci qualcosa. Il risultato della mia ricerca è questo libro, questo progetto editoriale, che è un racconto per frammenti. Frammenti che ho riorganizzato in 5 parti per agevolare la fruizione e accostarli con un criterio di affinità. Oh no. Marta, abbassati un pochino, al livello dell'esperimento. Grazie, prof. Qua è iniziata l'immagine, però è quella che potete vedere sul retro del libro. Potessi però rimaginarne la forma, penso che potrebbe assomigliare a un agglomerato materico, una sorta di opus incertum composto di materiali eterogenei accostati e tenuti insieme da una sorta di fango. Lo stesso il fango da cui avrei tanto voluto uscire all'inizio di questo percorso, ma che alla fine si è rivelato essere ciò che tiene insieme le cose, un aiuto costruttivo. Come ho anticipato, il mio progetto si divide in 5 parti. La prima è dedicata ai vasi, i 31 vasi che sono anche citati nel titolo del progetto. Questi 31 vasi li ho realizzati con argilla cruda e sono stati una sorta di terapia per la mia incertezza e un modo per tenermi traccia e tenere traccia delle oscillazioni di questo percorso senza però necessariamente ricorrere alla parola scritta. Infatti a scrivere mi sono sentita sempre abbastanza bloccata, perché la parola scritta è troppo, la sentivo troppo determinante per un tema così ambiguo, personale, soggettivo e mutevole. Inoltre, questi 31 vasi, non avendo esperienza pregressa nella lavorazione dell'argilla, sono stati uno dei momenti in cui mi sono potuta confrontare direttamente con l'incertezza, perché appunto questa parte, la pratica del costruire vasi, del lavorare l'argilla, è
certa materialità. E poi il materiale stesso è a sua volta molto fragile, incerto e richiede pazienza, e quindi è stata un'esplorazione. La seconda parte riporta invece 8 testi, l'ho intitolata Conversations Held in the Golden Hour, non perché siano conversazioni che ho tenuto con terze persone, ma perché questi testi sono stati utili hanno risuonato con degli input ai quali stavo cercando di rispondere, e sono stati utili perché trovare riscontro nelle parole ordinate, scritte da altri, mi ha fatto sentire meglio e ha portato ordine nel caos che avevo in testa, finalmente in dialogo con altro. Li ho riportati perché spero possano sortire lo stesso effetto in chi eventualmente li leggerà. Chiaramente questi testi sono tutti accomunati da trattare un certo grado di incertezza, sebbene con toni e modi diversi. Alcuni testi sono più critici e analitici, altri invece sono più evocativi e personali e intimi. Ma un altro aspetto che ho scoperto che questi testi hanno in comune è il fatto di avere tanti riferimenti al mondo geologico come metafora per dire altro. E per me capire questa cosa è stato importante, perché mi ha fatto riflettere sull'approccio da tenere con questo progetto, ovvero cercare di portare concretezza in qualcosa di così impalpabile, in un certo senso. Parte 3 si compone invece di 3 interviste, o meglio, 2 e un pezzettino, perché l'ultima scrittrice che ho provato a intervistare mi ha risposto che si sentiva esattamente come me, invischiata nel fango, e che quindi non sarebbe riuscita a rispondere lucidamente alle domande che ho scelto di porre. Le altre 2 interviste invece contengono 12 domande sull'incertezza che ho proposto ripensando ai 3 anni trascorsi qua a Urbino, a Nisia, e alle conversazioni che ho tenuto con i miei compagni di classe e i miei amici, soprattutto in merito a questa professione e al dubbio dell'approcciarsi a questa professione e alle discipline creative nel senso ampio. Quindi riproporre queste domande a dei professionisti già avviati è stato per me fondamentale. Per il momento sono 2, l'intenzione sarebbe di ampliare anche le domande che proporre altre persone. E però i risultati sono stati secondo me molto, molto belli e soprattutto ho apprezzato il fatto che queste persone ne abbiano dedicato del tempo e si siano aperte anche su dei temi che sono personali, anche abbastanza personali. Parte 4 invece raccoglie i frammenti miei più personali, è dietro le quinte del progetto. Ho riordinato i miei appunti, i pezzi che ho provato a scrivere io, nonostante la difficoltà di dire a proposito di questo tema così vasto. E in più c'è anche un work in progress dei vasi, ci sono una serie di diagrammi, e la bibliografia e la sitografia. Parte 5 infine è la conclusione. Per la conclusione ho scelto di utilizzare le parole di Ettore Sozzas, prendendole da un estratto di un testo più lungo che si intitola Le pietre cadute sui prati, non sui vasi, sui prati. E appunto ho scelto questo testo perché secondo me rappresenta bene una parte di questo progetto che è inscindibile dall'essere un progetto conclusivo di un percorso di studi. Le parole di Sozzas dicono che immaginiamo di andare in un posto speciale, e di scegliere di posarci una pietra semplicemente per dire che quello è un posto speciale. E ho pensato potesse appunto essere uno dei significati da dare a questo lavoro, una sorta di pietra miliare intesa come una pietra che segna una tappa, che definisce un momento importante. Questo è uno dei significati che per me era importante attribuire a questo lavoro, che poi credo possa diventare un attivatore di conversazioni sull'incertezza, che sono chiaramente un tratto distintivo dell'oggi, nonché delle pratiche progettuali. Quindi questo è il mio libro. Se posso dedicare qualche parola ancora alla presentazione, alla veste grafica del lavoro, volevo segnalarvi che
tutte le titolazioni e i test, e le titolazioni e le aperture dei capitoli sono state realizzate, come avete potuto vedere anche nella presentazione, attraverso la modellazione sempre dell'argilla e la scansione, riprendendo la prima parte in cui ho scansionato e documentato attraverso uno still life, gli still life i vasi. Poi il libro è una brochure fresata di formato medio-piccolo, c'è un cambio carta per valorizzare gli still life, le fotografie still life dei vasi, e impaginato nella prima parte non c'è navigazione perché volevo fosse di libera fruizione, una parte più evocativa, mentre invece il resto dei contenuti sono stati ordinati per quanto riguarda i testi in maniera abbastanza tranquilla, mentre invece per la parte dei miei pensieri ho scelto un impaginato un po' più sperimentale. E niente, questo è il mio progetto, vi ringrazio molto per l'attenzione. Sì, ci sono domande? Wow, mi stavo chiedendo appunto di questi tempi, credo che tu abbia detto posso condividere questo qui, ti senti abbastanza? Sì, forse sono io che non sento la mano. La voce un po' bassa. Ho capito anche da come hai raccontato questo percorso che sei partita da uno stato di incertezza che condividi con le persone che ti sono state vicine qui a Urbino, insomma è una cosa. Hai pensato a questa è chiaramente la forma che ha preso adesso il tuo percorso, sento già che hai in mente comunque di non chiudere questa porta. Se tu hai già condiviso con queste persone che hanno in qualche modo e ha ancora una cosa solo tua. Mi interessava capire tua idea dell'attivatore di conversazione legata a questo progetto. Per il momento, forse anche un po' per scaramanzia, non ho ancora condiviso nulla, però sicuramente, no, in realtà ho spedito alcune immagini a Patrick Lacey, a Laura Pappa, con Laura Pappa ancora non l'ho condiviso, con i miei compagni mi farebbe molto piacere poterlo condividere, anche come un po' restituzione di quello che mi hanno trasmesso durante questi anni, chiaramente sono stati una parte importante della mia esperienza qui. E poi in realtà sì, mi piacerebbe portare avanti questo progetto, quindi condividerlo, anche magari si pensava di trovare, una cosa che era uscita nelle revisioni col professor Pattorioli, era magari anche di provare a fare questi vasi parlando con un'altra persona, quindi instaurando un dialogo, cercando di costruire e di vedere dove queste conversazioni portano, sia a livello di discussione verbale, sia a livello di registrare una forma e vedere dove questo va. Adesso vediamo. Io volevo chiederti una cosa, e mi sembra molto interessante questo fatto di fare i conti anche un po' con un'attività che era nuova per te, ma anche con una materia specifica, no? Che si comporta in un certo modo, e usarlo come percorso appunto per riuscire a dare forma visiva a questa dimensione di incertezza, ma anche a utilizzarlo come strumento di attivazione appunto di un dialogo. E, all'inizio, quando hai scelto questo medium, hai ragionato su altre strade possibili, cioè di altri materiali, altri oggetti a costruire. Volevo capire se con te c'erano anche proprio delle caratteristiche tipiche di quel linguaggio che ti servivano a dare forma al tuo percorso, oppure se era uno dei tanti modi, diciamo, per questo. Allora, io ho iniziato a pensare a questo progetto proprio quando è scattata la pandemia, quindi in anticipo rispetto lo svolgimento degli esami che hanno in Tunisia, insomma era una cosa che mi frullava per la testa. Proprio prima che scoppiasse la pandemia, nei primi giorni di marzo, avevo intrapreso un corso qua a Urbino con i ceramisti Morico e Marcello di ceramica, che è stato brutalmente interrotto, quindi ho fatto soltanto una lezione. Questo medium, non so, in quella lezione mi sono detta che per me era qualcosa che avrei voluto approfondire, che mi faceva stare bene, e quindi l'ho ripreso la scorsa estate. Il fatto di aver scelto l'argilla
secondo me non è, cioè, credo che per questo progetto l'argilla fosse la mia scelta primaria, è quasi venuto prima di tutti i ragionamenti, è stata quasi una scelta istintiva, perché mi è rimasta impressa una cosa che il maestro di ceramica mi ha detto, che l'argilla sente, cioè quando lavori l'argilla sente come stai tu, è un vaso per, in qualche modo il tuo modo di lavorare questo materiale traspare nella forma finale, il tuo stato traspare nella forma finale. Il fatto che richieda, che sia un materiale che richiede pazienza, che richiede lentezza, io non ho lavorato al tornio, li ho fatti tutti a colombino oppure pizzicando, perché chiaramente poi li ho fatti a casa, non avevo negli strumenti, negli spazi necessari. Secondo me era il linguaggio corretto per esprimere quello che qui volevo approfondire. E poi l'aspetto terapeutico dell'argilla per me è stato importante, perché appunto questa ripetizione, questa lentezza creano uno spazio in cui riflettere, in cui stare concentrati su una cosa, non so, è come se i miei pensieri riuscissero a trasparire più semplicemente, più in maniera più lineare nel lavoro. Grazie. Ok, senza un libro bellissimo, trovati un posto. C'è anche il suo. Marta Freni, in qualità di direttore di questo istituto, ti conferisco il diploma accademico di secondo livello in progettazione grafica ed editoriale, indirizzo comunicazione e design per l'editoria, con la valutazione 110 su 110 e l'ordine. Lo ha fatto decidendo di usare e impiegare il progetto stesso come metodo di terapia personale attraverso cui raccontare la propria persona.